Buon pomeriggio, siamo con Cinzia TH Torrini, ben trovata e grazie. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio Cinzia, reduce dal Montecatini International Short Film Festival, che insomma è quasi uno scioglilingua, dove hai preso tre premi, due alla carriera, se non erro, e uno come regista al femminile, che insomma mi piace, dai, è un Sì. premio importante. E tu hai iniziato proprio come con un corto, giusto? La tua carriera, Assolutamente. dico. Sì, perché io ho frequentato l'Accademia di Cinema e Televisione in Germania e quindi ogni anno potevamo realizzare un proprio corto, guai sforare, se no l'anno dopo non te lo facevano fare. E questi corti che io ho fatto sono riuscita a venderli anche alla televisione tedesca e sono stati, diciamo, i miei biglietti da visita, sono stati a dei festival, ho avuto dei premi, comunque. Il cortometraggio, secondo me, è la base per iniziare questa professione. Tu volevi fortemente diventare una regista. Com'è nata questa passione comunque per il cinema e per la tua professione? Allora, sin da ragazzina ho sempre pensato, voglio raccontare delle storie per far vedere alle persone come sono, quello che sono, no? Poi, insomma, anche vivere in famiglia è chiaro che se uno, no, vive poi anche de delle situazioni che vorresti ritrasmetterle. Ho iniziato dipingendo, poi ho pensato non mi bastava, quindi ho iniziato la fotografia, a fare le foto, però anche le foto non mi davano, io dico anche gli odori, no? Adesso che non è che in un film passano gli odori, però non mi sono accontentata nemmeno di questo, ho pensato no, devo partire dal documentario. Quindi, perché dico, io posso ritrasmettere, ricreare, rifare, eccetera, se imparo a osservare, imparo a immagazzinare anche esperienze di vita, di cose, eccetera. E quindi ecco, dal documentario, poi infatti ho fatto il mio primo documentario, poi vabbè, insomma, se volete ve lo racconto, e poi da lì sono passata al cinema, giocare d'azzardo, Hotel Colonial, e poi entrata dentro la possibilità di fare dei film anche forti e interessanti per la televisione, quindi poi da lì mi hanno chiamato, ho continuato, però ho continuato anche a fare i documentari e i cortometraggi. Sì, diccelo, siamo curiosi del tuo primo cortometraggio. Allora, il mio primo cortometraggio si chiamava, lo dico in tedesco, Das Gesicht, e vuol dire il volto. Ed è una storia di uno che è bello, di un ragazzo bellissimo, che voleva riuscire a trovare il modo di conservare questa sua bellezza, fino ad arrivare a vendere il suo volto ad una ricca agiata signora, che lo mette in una console sotto vetro. E poi, no, adesso non ricordo perché sono, era, insomma, sono passati tantissimi anni, però insomma, succede qualcosa che questo volto si rovina, non so se andava via la luce, l'aria condizionata, non lo so. E questo che rimane senza volto, vabbè, una specie di Dorian Gray, così. Senti, ma dicevamo premio regia al femminile adesso a Montecatini, ma non è tanto il fatto che tu sia stata premiata in quanto regista donna, ma è un premio importante perché sottolinea la tua capacità e la tua voglia di sottolineare, di declinare, diciamo così, le storie che racconti, la grammatica del racconto al femminile. Tante tue cose hanno e vedono come protagoniste le donne nelle loro diverse appunto declinazioni di vita, di esperienze. Una delle ultime cose in TV mi pare sia stata Fino all'ultimo battito, C'erano giusto? Insomma, dove il ruolo della donna, di più donne, era fondamentale. allora, non è che perché sono donna racconto meglio i personaggi femminili, è chiaro che su questo voglio dire che un regista, diciamo che ha dentro di sé
sia la parte femminile che quella maschile, perché deve avere l'empatia, la capacità di entrare nelle psicologie sia di uno che dell'altro. È chiaro che la parte femminile la conosco meglio, la parte... mi piace nelle mie storie di raccontare un arco drammaturgico, no? Quindi, proprio, ed è un po' questa la storia anche Elisa di Rivombrosa, ma insomma un po' in tante, come riuscire a diventare una donna completa, non sottomessa, equilibrata, che cerchi comunque di essere, capito, prima di tutto alla pari, no? Nel senso che abbia la sua energia, la sua, non perda la sua femminilità, non deve essere una donna che per farsi stimare, eccetera, deve diventare uomo, ma deve mantenere la sua femminilità. Non so. Esatto, sì. Tanto insomma non deve essere quella cosa, sei brava come un uomo, Questo perché? me l'hanno detto. Grande. Sì, quando ho fatto Hotel Colonial, che tra l'altro, vabbè, era la storia di due fratelli, quindi ambientato in Colombia, insomma, un film molto di avventura. Io avevo 30 anni, quindi ero giovanissima, secondo mio film per il cinema. Trovai 6 milioni di dollari in America, riuscii a trovarli a forza di cercarli da tutte le parti, poi ci sono riuscita, anche perché entrò nel film John Savage, Robert Duvall e Massimo Troisi e Rachel Ward, c'era anche. E una volta fatto, mi ricordo qua a Roma, feci un'anteprima, c'era tanti amici, tanto pubblico, critici, giornalisti, e mi ricordo che sentii dire: "Bello, sembra girato da un uomo". Quindi non lo so, ancora me lo chiedo se lo devo prendere come un complimento o no. Perché per me essere regista è conoscere la professionalità. Non essere, insomma, saper fare questo mestiere. E poi è chiaro che no, ci do quella parte mia, e sono donna, e quindi sarà qualcosa in più. Esatto, allora diciamo sembra girato da un uomo bravo come una donna, va, diciamo così, è meglio, suona meglio. Celestino V, un papa fuori dal mondo, invece è il titolo del tuo ultimo lavoro in ordine di tempo, è un docufilm che hai girato insieme a Raffaella. È Sì. un docu, sì, una docu-fiction che sarà presto in tutte le piattaforme, anche credo sui canali Sì, TV. partirà da Rai Storia, insomma su Rai 3, e poi andrà anche a TV 2000, e poi insomma spero che giri e che in futuro sia, come io dico sempre, il mio bigliettino da visita per poi fare un film per il cinema, perché è un personaggio veramente che mi ha così ammaliato, perché un eremita che voleva la solitudine, che trovava la sua spiritualità solo salendo sulle montagne da solo, e non ci riusciva perché comunque tutti lo volevano seguire, perché aveva sì, certo, chi riesce ad avere una forte spiritualità poi, non lo so, c'ha delle energie, delle cose particolari. E poi fu eletto Papa suo malgrado, quindi andò l'esercito del Vaticano sulle montagne a cercarlo per dargli questa notizia, e quindi insomma accettò, e poi vabbè. Non però è la prima cosa anche sensazionale, forse anche passando anche per il percorso mio di professionale, eccetera, di aver fatto la mia co-regia, mai fatta prima, con Ralph, che poi è anche il mio compagno, il mio socio, eccetera. Quindi lo vedo anche come uno step in più, no? Cioè riuscire a condividere, oltre che alla vita, anche la parte professionale, riuscendo nonostante tutto ad andare d'accordo, senza cioè trovare quella condivisione che io credo che si dovrebbe trovare un po' nel mondo, non
capito, aizzarsi uno contro l'altro, ma cercare proprio, perché da lì poi si cresce, si migliora, no? Si trovano soluzioni. Assolutamente, e allora ti dico, vedi quanto tutto torna e quanto tutto sia magico, perché questa tua collaborazione con il tuo compagno di vita, collaborazione quindi professionale, inizia, guarda caso per modo di dire, da un lavoro, un prodotto, un progetto dedicato a una persona che è proprio della connessione fra mondi e fra persone ha fatto insomma la sua missione, no? È assolutamente un personaggio che toccava temi attualissimi, il potere, no? Tra chiesa e politica, ma soprattutto questo sguardo nuovo con cui approcciare a tutto il creato, alla natura, no? Tema su cui si batte tanto oggi. Sì, infatti la cosa... Poi, infatti, chiude il documentario, questo, dove c'è un attore straordinario che è Marco Fiorini, un attore italo-canadese che ha la stessa età di Celestino, quindi ottantenne, che abbiamo portato su in cima con i sandalini sulle montagne. Gli abbiamo fatto veramente fare la vita di Celestino. E chiude proprio che, no, che il potere è servizio, non è privilegio. E questo, secondo me, è una cosa che veramente, se lo applichi su tante cose, quindi vuol dire essere al servizio, non servirsi delle persone, no? Delle cose, delle persone. Sì, assolutamente. Questo è in questo così. Rientra appunto, no, la... Anche sull'ambiente, no? Non parliamo di politica adesso, no? Però, no? Noi dovremmo essere al servizio dell'ambiente, non sfruttarlo e basta. Quindi assolutamente, è così. Essere al suo servizio come esso è al nostro servizio, invece non c'è molto equilibrio in questo rapporto. L'ingordigio, la cosa, è approfittarsene, no? E questo... Assolutamente, assolutamente. Non rispettarlo proprio per niente, assolutamente. E, c'è una Mary Sultana, un'artista che, vabbè, ti fa gli applausi, immagino che sia una musicista, perché poi ti chiede, ci segue su Facebook, come proporre la propria musica per film e documentari, cioè intendo... Secondo me vorrà dire qual è il percorso, no? da seguire per far arrivare i propri prodotti, sì. Chi magari sta lavorando a un film, a un corto. Sì, Mary, ha ragione. Non so perché il ruolo del musicista, di chi compone le musiche, è sempre spesso, insomma, maschile. No? Quindi il modo è quello di proporsi, di mandare, io spesso, lavoro, diciamo, sempre con Savio Riccardi, perché dal 95 abbiamo fatto tante cose insieme, anche Elisa di Rigombrosa e anche l'ultimo. Poi però, proprio perché mi arrivano proposte, io le ascolto e comincio, capito, proprio con i documentari, a cercare di conoscere nel lavoro, nella sensibilità, nel quello come interpretano le cose, cercando proprio tra le proposte che mi arrivano. Quindi anche c'è una bellissima musica su Celestino V che è di Marco Marrone, con cui avevo fatto un cortometraggio con lui, e da lì adesso abbiamo fatto questo, e se farò il film, certo che ci sarà lui. Insomma, questo è il modo per me. Senti, ma tornando un attimo al discorso che facevamo prima, regista maschio, regista donna, ritieni comunque che nel tuo settore sia stata raggiunta una parità tra sessi o ci sono ancora delle difficoltà, dei vuoti da colmare? Allora, sicuramente ci sono ancora tanti vuoti, perché questo... Lo vediamo anche nella percentuale dei film che vengono prodotti, quanti uomini e quante donne. Poi, è chiaro, anche in tante professioni c'è ancora questo disavanzo di numeri, per pregiudizi,
e comunque adesso ci sono più giovani registe che vengono, no? Che fanno lavorare, ma sono sempre poche. E non lo so, io credo sempre per un pregiudizio. Pregiudizio anche del femminile verso le donne. Quindi è strana questa cosa, ma purtroppo così. Sì, la strada veramente è ancora molto certo. lunga, e hai detto bene, in tutti i settori. Allora Gianluca Decima ci segue invece su YouTube, vorrebbe semplicemente che tu lo salutassi. Okay. Ciao Gianluca da parte tua. Ciao. Se anche voi avete voglia di fare una domanda oppure un saluto a Cinzia TH Torrini, potete scrivere nei commenti, staremo a chiacchiera ancora per qualche minuto. Io so che tu sei una persona che fino a che non, diciamo, hai esaurito tutto, diciamo, il lavoro che sta seguendo, l'ultimo in ordine di tempo, in questo caso questa docufiction dedicata a Celestino V, non pensa ad altro, ma vabbè, un progettino lì nel cassettino ce l'avrai. Guarda, ce l'ho, adesso questo chiaramente, quando faccio una serie, io dico proprio chiudo i boccaporti, entro tipo sottomarino e non ascolto più nulla, non vedo più nulla. Adesso per un documentario un po' di spazio l'ho avuto, quindi ho sviluppato una sceneggiatura con Donatella Diamanti e Cosimo Calamini, però non parlo di altro. Non vi dico altro, No, 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 non dire nulla. spero per il cinema, voglio tornare al cinema perché se, poi ogni storia ha un suo, cioè non è che per forza, ma questa è una storia che si racconta bene in un massimo in 2 ore, non di più. È molto bella, è molto, insomma, non posso dire di più. Staremo a vedere, no, 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 non ci devi dire nulla, sai perché? Perché poi così quando è il momento torni da noi e ne parliamo bene insieme. Cinzia, io ti ringrazio tanto di essere stata in nostra compagnia oggi, è volato il tempo e buon lavoro e veramente a prestissimo e complimenti per questo Celestino V, un papa fuori dal mondo, perché è un lavoro su un tema della spiritualità toccato con eleganza, intelligenza e Anche a te. grazie. Ok, ciao, grazie a Grazie voi. mille, ciao.